Buongiorno a tutti, faccio un video breve sulle europee che stanno arrivando, facendo una riflessione sul fatto della sparizione, praticamente la crisi della sinistra in Italia ormai da parecchi anni, e sul fatto invece che per esempio Fratelli d'Italia, nonostante le problematiche, insomma le critiche, il fatto di essere al governo che di solito danneggia, non perde voti ma sembra mantenere il suo bacino elettorale. Secondo me la motivazione è questa. E cioè che al di là di una disaffezione verso la politica, oggi come oggi reggono, anche ieri ma oggi forse ancora di più, reggono i partiti che hanno una forte ideologia, hanno un'identità ideologica. Quindi Fratelli d'Italia, che pure adesso c'è stata anche la polemica, no, del discorso del saluto fascista, no, che è stato pseudo limitato nella sua gravità eccetera, insomma. Quello che voglio dire è che comunque dietro al Fratelli d'Italia c'è un'ideologia abbastanza forte, senza andare a analizzare esattamente come sia e senza far polemiche. E questo fa sì che chi è affezionato a Fratelli d'Italia, a livello di marketing, come fosse un prodotto, no? Come quando c'è uno che è affezionato a un marchio in vendita, lo è per motivi emotivi, non per motivi razionali. Le vendite si fanno soprattutto con la pancia, ma anche la politica. I partiti politici che hanno una forte identità ideologica e quindi affettiva e quindi emozionale reggono bene alle critiche e mantengono forte la coesione sui loro elettori. Un altro partito che ha abbastanza un'identità è la Lega, che a modo suo comunque ha una sua identificazione regionalistica, anti-immigratoria eccetera, che in parte si sovrappone a quella di Fratelli d'Italia, ma che c'è, è forte. E questo fa sì che l'elettore della Lega continui a votare Lega, anche se ci sono delle critiche verso la Lega fin troppo razionalmente accettabili. Discorso diverso quindi, e discorso proprio problematico, è per esempio per il PD. Il PD, che dovrebbe essere un partito di sinistra, non mostra una forte identità di sinistra, a parte che manca anche di leader carismatici, ma questo vale anche per gli altri partiti, ma il PD manca di un'identificazione di sinistra forte e convinta. E la gente come fa a identificarsi di sinistra? Come fa a identificarsi con un partito che, tacendo di Renzi, no, che non era passabile per una persona di fortemente interesse di sinistra, ma adesso abbiamo questo nuovo segretario che è abbastanza incolore per varie motivazioni, porta delle identità, ma non sono abbastanza forti, non sono abbastanza convinti. La sinistra e qualunque altro tipo di partito deve portare delle concezioni identitarie forti. Prendiamo per esempio il caso del partito di Farage in Inghilterra, che era per la Brexit, che adesso è sparito ovviamente perché la Brexit è stata realizzata, ma prima di sparire aveva una forte connotazione identitaria: no, vogliamo uscire dall'Unione Europea. Che è stata una sciocchezza, una cazzata, perché adesso si mangiano le mani, ma non è che ci volevano tanti anni per capire che è una sciocchezza. Ma al di là di aver ragione o no, anche il partito fascista, altri partiti, il partito fascista intendo italiano, aveva, quando andò al potere, una forte identità ideologica che lo ha portato al potere, quasi, diciamo, buona misura legalmente, perché è vero che il governo venne dato a Mussolini de jure praticamente da Vittorio Emanuele III, però ci fu un minimo di seguito eccetera. Ma a maggior ragione per quanto riguarda invece il partito nazista in Germania, che è andato al potere praticamente legalmente, democraticamente. In cui il partito nazista aveva un grosso seguito che gli ha dato non la maggioranza assoluta ovviamente, ma una grossa fetta del Parlamento, e questo ha permesso di creare un governo che poi non si è più schiodato. E anche banalmente i bolscevici in Russia, dopo la rivoluzione, dopo la caduta dello zar, non avevano per esempio la maggioranza assoluta nella Duma, però la loro forte identità ideologica e politica li ha portati a prendere il potere e tenerselo.
Allora, quello che voglio dire è questo, che la sinistra in Italia non avrà mai tanti voti finché non arriva un personaggio, un segretario o un gruppo dirigente, meglio ancora, fortemente motivato, di sinistra, convincente, ma soprattutto emotivamente con il cuore verso certi tipi di ideali di sinistra. Ok? E questo vale per qualunque tipo di politico. Questo voglio dire, questo voglio prevedere per quanto riguarda le europee che stanno arrivando, che continueranno a dare poco riscontro a questo partito e a tutti i partiti che come questo non hanno una forte identità emotiva e ideologica. Grazie e alla prossima.